Buongiorno, ciao a tutti! Buongiorno, grazie Assessore, veramente. Grazie Luca, sei un amico di tanti anni ed è veramente importante fare parte di questa Music Week a Milano. Come va? Ti vedo bene? Bene. A 100 miracoli siamo arrivati. Incredibile, lo dicevo oggi mentre venivo in macchina qui. Quel momento di attesa prima dell'uscita di un disco non cambia mai. È come entrare nella macchina del tempo e sentirmi. Mi sembra di essere il giorno, di vivere il giorno dell'uscita di 111, è tutto uguale, il cielo cambia, Milano, novembre, le foglie, a distanza di un'ora e mezza tra un paese e l'altro, e cambiare completamente la percezione della realtà, le lingue. Mi diverte sempre il tour europeo, è una delle esperienze umane più belle in assoluto, perché veramente in 20 giorni apri porte e finestre verso universi completamente diversi, anche se confinanti. Il tour sarà ovviamente autunnale, quindi indoor. Le città, penso le sapete già, perché io a memoria non me le ricordo, ma insomma ci sono diverse capitali e non solo. E che dire, ci sono tante cose da dire, però vorrei a distanza di un'ora e mezza tra un paese e l'altro e cambiare completamente la percezione della realtà, le lingue. Mi diverte sempre il tour europeo, è una delle esperienze umane più belle in assoluto, perché veramente in 20 giorni apri porte e finestre verso universi completamente diversi, anche se confinanti. Il tour sarà ovviamente autunnale, quindi indoor. Le città, penso le sapete già, perché io a memoria non me le ricordo, ma insomma ci sono diverse capitali e non solo. E che dire, ci sono tante cose da dire, però vorrei bambino perché grasso, bullizzato, sfigato perché mi piaceva studiare o mi piaceva, volevo lavorare in radio, gli altri giocavano a calcio. Attenzione, va tutto bene, cioè vive il calcio, ma a me non piaceva. E gli altri andavano alle feste, io per fortuna mettevo i dischi perché sapevo utilizzare il mixer, anzi ce l'avevo il mixer. E c'è sempre questo senso di inadeguatezza enorme, c'era sempre una linea di separazione, quando trovavo amici c'era qualcosa che non andava, cioè poteva essere il peso, l'apparenza, poteva essere il mondo interiore emotivo, sentimentale, che mi devastava. A quel punto è arrivata la musica mi ha permesso, in questo delirio, di trovare un canale, un tunnel, no? E comunque la luce alla fine c'era, e tu lo sai perché ho sempre parlato attraverso le canzoni. Però non è mai cambiato neanche quello, perché neanche lì, perché diventi, puoi prendere un disco di platino, mi sembrava che comunque la mia vita a 20, 25, 26 anni non evolvesse, perché i miei amici diventavano medici, avvocati e io, fai il cantante, non mi bastava. C'è sempre quel senso di, cioè l'asticella si sposta sempre di un pezzo, e questa cosa è stata sicuramente utile, perché mi ha portato a rimanere in contatto con la voglia di migliorarmi, e va bene, però è diventata anche molto complessa. E a 40 nomi non ci sono. Ci sono, innanzitutto voglio salutare, visto che parliamo di, portano il mio bisogno di rimanere sempre senza eccessi, perché non posso permettermi, non ho una pazienza incredibile, anche quando vado in tour riescono proprio a disegnarmi delle cose, a venirmi incontro. Sono persone che mi hanno fatto far pace con i vestiti in generale. E la fede no, c'è incisa sulla mia, c'è incisa la data americana, mi pare sulla sua quella italiana, e una cioè la mia in inglese con l'ordine. Sì.